Un progetto con tanti papà, lei si sente un papà speciale? Non mi sento un papà speciale, mi sento uno dei soci, uno dei protagonisti di questa grande... Però nell'ultima fase ha dato un contributo decisivo, no? Specie per i terreni. Indubbiamente sì, ma questo credo che sia il compito. L'Expo lo ritengo una grandissima opportunità, la Regione fin da subito è stata protagonista a fianco del Comune di Milano, a cui si deve la paternità dell'idea, e continueremo a lavorare duramente per farlo riuscire come occasione straordinaria di crescita per tutti i nostri cittadini. Stiamo perfettamente rispettando il cronoprogramma che ci siamo dati. 7 giorni fa abbiamo fatto il punto sulle infrastrutture che attengono come responsabilità Regione Lombardia, siamo in perfetto orario. 6 giorni fa ho avanzato la proposta per l'acquisto delle aree, che è stata condivisa dagli altri soci. 4 giorni fa il Presidente Berlusconi ha firmato la lettera definitiva di impegni. Oggi presentiamo il master plan, cioè il grande piano generale, il grande progetto secondo cui costruiremo l'Expo. Quindi, nonostante lo scetticismo che taluni continuano a manifestare, noi andiamo avanti con grande consapevolezza di essere in perfetto orario per realizzare un progetto straordinario, poetico, affascinante, che migliorerà la Lombardia e che attirerà ancora più turisti nel nostro paese. Una straordinaria opportunità, non soltanto per Milano, ma per tutte le province, per tutte le città della Lombardia. Noi stiamo coinvolgendo e coinvolgeremo sempre più, man mano che si andrà avanti, tutti i nostri cittadini nella realizzazione dell'Expo e nell'usufruire dei vantaggi dell'Expo.